Expo Savona ha spento oggi intorno alle 15 la sua 21ª candelina. Sono cinque i padiglioni della rassegna espositiva di attività economiche, commerciali, industriali e artigianali, con oltre 23.000 metri quadrati dedicati a 200 aziende. Quest'anno l'evento è arricchito dalla mostra della ceramica albisolese e savonese, organizzata nell'ambito del Festival Internazionale della Maiolica. Lo stand intende promuovere le tipicità di Savona, ad esempio il chinotto, l'antico agrume savonese, vera e propria eccellenza del territorio. L'Expo Savona andrà avanti fino al 15 aprile 2013. Presidente, è un brutto momento da un punto di vista economico, un Expo che comunque funziona. Beh, l'Expo è una vetrina per il pubblico ed è una vetrina per gli imprenditori che dimostrano di voler comunque reagire alla crisi e quindi propongono nuovi prodotti, propongono innovazioni anche di tipo commerciale e il tutto nella volontà e nella voglia e nel coraggio di far fronte ai momenti difficili investendo e mettendoci dell'impegno. Ecco, come Presidente della Camera di Commercio, appunto un consiglio per chi vuole fare l'imprenditore. Ma è il momento in cui bisogna avere il coraggio di andare a cercare il lavoro dove c'è, quindi pensare anche ai mercati nuovi e aiutarsi l'uno con l'altro a trovare la capacità, la forza e le informazioni, cioè tutto ciò che serve a trovare nuovi mercati, perché il lavoro c'è, bisogna andarlo a cercare, a volte non è vicino e anche a livello internazionale, però bisogna andarlo a cercare. Ecco, in questo la Camera di Commercio è punto di riferimento. Sì, anche perché sì, noi abbiamo, solo nei primi 3 mesi abbiamo accompagnato più di 100 imprese a prendere contatti con mercati esteri, quindi è una delle nostre priorità. Così come l'altra cosa importante è che prendano ancora di più l'abitudine di lavorare insieme, quindi le reti d'impresa, quindi i consorzi, quindi tutti i modi attraverso i quali più imprenditori, specialmente quelli piccoli, uniscono le forze per guadagnare peso, guadagnare massa critica e quindi guadagnare anche l'entusiasmo e la capacità di andare ad aggredire questi nuovi mercati. E allora stare insieme, come dicevo appunto, le reti d'impresa o altre forme di aggregazione, è una degli incentivi che la Camera di Commercio mette a disposizione per favorire un fenomeno che in questi momenti rappresenta un modo assolutamente importante per superare le difficoltà.